Questo video in realtà doveva essere il torneo dei libri del 2023, ma alla fine, come la giravo, non riuscivo a far venire dei gruppi da 4, cioè non riuscivo a fare i gironi. Quindi, per quanto mi dispiaccia, quel video mi sa che quest'anno non vedrà la luce. Ho quindi pensato di parlare delle nuove uscite che saranno spalmate nel corso del 2024, perché è un bel po' che non ne parlo. E quando ho parlato di appunto libri che volevo leggere, libri che ho finito, comunque ho citato molti dati, però mi sembrava giusto avere un unico video, un unico raccoglitore per tutte queste informazioni, e questo è quello che ho trovato appunto per diciamo, soprattutto per i prossimi mesi, ma comunque si arriva anche a fine anno e ci sono anche un paio di cose per l'inizio del 2025. Quando parlo delle nuove uscite mi dimentico sempre di dirlo, però tendenzialmente io ho trovato queste date che non sono mai sicure al 100%. Possono essere tutte soggette a slittamenti anche dell'ultimo secondo. Quindi questo è quello che ho trovato. Sono comunque delle cose che prima o poi arriveranno. Le date che vi darò sono sicure adesso, già domani potrebbe essere tutto diverso. Direi di partire perché ho una quantità di appunti da brivido, sono 12 pagine. L'unica differenza rispetto ai video di questo tipo che ho fatto finora è che se un libro esce in inglese e a stretto giro verrà tradotto in italiano, farò riferimento all'uscita in italiano, mi sembra più giusto. Direi di partire guardando però alla settimana scorsa, perché il 23 gennaio è uscito il seguito della figlia del re dei pirati, che è la figlia della regina delle sirene di Tricia Levenseller, e appunto questo è il secondo volume conclusivo di una trilogia fantasy sui pirati, non lo so, io di questa autrice ho sentito solo opinioni negative, quindi me ne tengo ben lontana, però boh, mi sembrava giusto segnalarlo in caso qualcuno se lo fosse perso, non credo perché ci fanno un battage pubblicitario su alcune di queste cose rispetto ad altre. Sempre il 23 gennaio per Libri Mondadori, quindi che fa meno pubblicità sui social, quindi magari è passato un po' più in sordina, è uscito Nemici Giurati di Marissa Meyer, secondo libro della trilogia, quella sui supereroi, che io ancora non ho letto e non so se leggerò. Diciamo tra quella e per esempio la trilogia di Gilded, questa mi interessa magari un po' di più, non è assolutamente tra le mie priorità, però è Marissa Meyer, quindi è sempre giusto parlarne. Un'uscita invece che mi fa molto ridere è quella del 26 gennaio, perché è stato ripubblicato il primo volume di An Ember in the Ashes, Il Dominio del Fuoco, che a livello di pubblicazione sia in Italia che all'estero è stata soggetta a cambi di copertine, cambi di formato, flessibili, poi rigidi. Per chi è collezionista di libri da mettere le mani nei capelli, però starebbero ripubblicando tutta la saga nello stesso formato. Arriviamo quindi a oggi, 30 gennaio, giornata campale per gli amanti del romantasy, perché escono in contemporanea Iron Flame, seguito di Fortwing, io ho abbandonato la nave dopo il primo volume, grazie, ma no grazie. La casa di Fiamme e Ombra, che mi fa spaccare il titolo, non so perché mi fa molto ridere, di Sarah J. Maas, ultimo volume della saga di Crescent City, e Il serpente e le ali della notte di Clarissa Broadbent. E da quello che ho capito, questo sarebbe un romantasy con i vampiri. Non li leggerò, nessuno dei tre. Però so che molti lo stanno aspettando, devo dire una giornata molto interessante, sono curiosa di vedere appunto gli amanti di questi libri dove si gireranno perché bisognerà fare delle scelte. Il 6 febbraio invece abbiamo due uscite, uno è Noi gli sconfitti, il seguito di Noi i cattivi. Io avevo avuto una mezza idea di leggere questo primo libro, però le recensioni sono molto molto contrastanti, quindi ho tanta altra roba che mi interessa da far fuori prima. E quindi questa saga è stata messa un po' là nell'angolino, mentre invece una saga, insomma, no, è un libro solo, mentre invece un libro che sono molto contenta di vedere arrivare è All That's Left in the World, che io ho comprato a settembre in inglese, quindi a saperlo magari aspettavo, di Eric J. Brown. È un post-apocalittico queer che sono molto curiosa di leggere. Mi ricordo che quando avevo visto la sinossi mi aveva ricordato un po' una versione per ragazzi di The Last of Us, poi magari appunto è molto meno serio, molto più appunto con un po' più di umorismo, almeno da quello che avevo letto sulla quarta di copertina, poi insomma vediamo. Per gli amanti di Hayley Hazelwood c'è una bella notizia, perché credo in contemporanea con la pubblicazione in inglese uscirà anche Bride, il suo primo paranormal romance,
anche in italiano. Se non ho capito male, ci sono sia vampiri che licantropi. Francamente, dopo The Love Hypothesis, io sono ancora un po' ascoltata, quindi non credo che leggerò questo libro, però so che molti lo stanno aspettando. Sempre il 13 febbraio abbiamo il seguito di The Diviners, Layer of Dreams, di Libba Bray. Io non ho letto il primo, però da un lato ho un vaghissimo interesse, forse tra un po', quando appunto anche qui non è una saga che vorrei leggere in priorità. Il 13 febbraio invece esce Velvet Was the Night di Silvia Moreno Garcia. Io sono molto contenta di vedere che a quanto pare hanno deciso di portare tutti i suoi libri, perché poi tornerà più avanti in italiano, perché per quanto io ho letto solo Gods of Jade and Shadow, gli dei di Giada e Ombra, il mio cervello non si è preoccupato di ricordarsi il titolo, però a me, per quanto la storia non fosse tra le mie preferite, la scrittura era una delle cose che mi è piaciuta di più. Quindi mi piacerebbe leggere qualcosa di questa autrice, e appunto, se qualcuno è d'accordo con me, pian piano arrivano tutti in italiano. Tutti, almeno questi che ho trovato. Vabbè, andiamo là. Il 20 invece esce Sei Gru Cremisi di Elizabeth Lim, che è la stessa autrice di Spin the Dawn, credo. Io non ho letto nulla. Credo sia il primo di una trilogia, da quello che riesco a vedere online. E appunto, a me Elizabeth Lim non interessa particolarmente, però se avete letto Spin the Dawn magari vi interessa sapere di questa nuova uscita. Il 23 febbraio invece uscirà Il Regno delle Ceneri di Tasha Suri, secondo libro dell'Impero di Sabbia. Io di Tasha Suri questa saga, questa trilogia non l'ho letta, però se Il Trono di Gelsomino dovesse avere una continuazione più solida, non escludo di andare a recuperare un po' i lavori precedenti. Il 27 febbraio invece ci sarà una pubblicazione di un libro che in realtà... no, l'hanno già spostato, ecco, vedi? Ecco, per esempio, io mi ero fatta questi appunti 4 giorni fa, questa uscita del 27 febbraio è già stata spostata al 5 marzo, e sto parlando di The Falconer di Elizabeth May, che in realtà è una saga, un autoconclusivo abbastanza vecchiotto, perché inizialmente è stato pubblicato una decina d'anni fa, quindi un po' uno dice vabbè, ho perso le speranze, invece a quanto pare, sorpresa, arriva anche The Falconer in italiano. Quindi sempre il 5 marzo, a questo punto, visto che hanno spostato anche questi due, usciranno due conclusioni di due trilogie separate. La prima è Per il Trono, il seguito di Per il Lupo di Anna Witten, come Misrule, il seguito di Malice di Heather Walter. Quindi almeno portiamo a compimento quello che abbiamo iniziato. Apprezzo sempre quando si cerca di concludere una saga di cui si è iniziata la pubblicazione, perché per quanto magari l'hanno letta veramente 3 persone, lasciare la gente appesa non è mai piacevole. A questo punto purtroppo mi tocca dire torniamo al 27 febbraio. Avevo fatto tutta una cosa bellissima in ordine di data, così era bello chiaro, cronologico, niente, mi hanno fatto fare una figuraccia, vabbè, andiamo avanti. Il 27 febbraio dovrebbe vedere la luce Fatti una vita Chloe Brown, di cui io continuo a parlare con Tony veramente da pazza. Uno dei romance secondo me migliori che ho letto, e sono molto contenta che arrivi in italiano, spero che arrivino anche tutte le altre sorelle Brown, quindi sì, correte in libreria. Il 27 febbraio invece ci corro io in libreria, perché esce... ma non è vero. Perché esce l'edizione in flessibile della Catena di Spine di Cassandra Clare, ultimo volume di The Last Hours. Io li ho in flessibile questi volumi, quindi è un bel po' che sto aspettando la pubblicazione di questo volume in questo formato. Speriamo che questo non venga rimandato. Il 27 febbraio, altra trilogia che viene portata alla sua conclusione, è Immortality, il seguito di Anatomy di Dana Schwartz, di cui avevo visto molte recensioni positive. In realtà mi aveva anche abbastanza incuriosito. Almeno so che l'hanno finita, quindi se mai dovesse venirmi lo sghiribizzo. Ah, ritorniamo al 5 marzo, giorno in cui dovrebbe uscire La Gabbia Dorata, il seguito di The Prison Healer di Lynette Noni. Io non l'ho letta, francamente non mi interessa, però so che a molti è piaciuto, quindi ecco, diciamo, arriva il seguito. E una notizia che credo farà piacere a molti, io non ho idea se questa cosa verrà confermata o no, è l'inizio della pubblicazione dei Dan May da parte di Oscar Wolt. Infatti il 5 marzo dovrebbe uscire Il Gran Maestro della Scuola Demoniaca, il primo volume. So che molti erano in trepidante attesa dell'inizio della pubblicazione di questi volumi, a quanto pare manca veramente poco, perché il 5 marzo è veramente dietro l'angolo, quindi sta arrivando anche questa uscita. Ma mi sono persa i pezzi, io non ci... allora,
Mi dice 5 marzo e poi vado a vedere il nome e mi dice 26 novembre. Questa è la parentesi da me in cui io non capisco di cosa sto parlando, perché io personalmente non sono particolarmente interessata, ma so che molti stavano aspettando l'uscita di questi libri. Ma che li pubblicano tutti insieme il 26 novembre? Ma mi sembra una follia. Anche perché, dai, il secondo di questa cosa è il 24 settembre. Cosa sta succedendo? Cercherò di fare un discorso sensato su questi dalmei che ho trovato, perché a quanto pare il gran maestro della scuola demoniaca, il primo volume, potrebbe uscire il 5 marzo, ma potrebbe anche uscire il 26 novembre. Io mi rendo conto che ci sono 6 mesi in mezzo, però le notizie sono contrastanti, i codici dei libri sono anche diversi, quindi boh. Ora, il secondo volume dovrebbe uscire il 26 settembre, quindi io credo che sia difficile che il primo volume esca dopo il secondo. Vabbè, il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo volume dovrebbero tutti uscire il 26 novembre. Sinceramente non penso che escano tutti questi libri tutti insieme. Secondo me li spalmeranno ovviamente nel tempo. Oddio, poi magari, che ne sai, dici così la gente va, se li prende tutti per Natale e via. Altra saga che dovrebbe iniziare sempre in questo periodo è il 2 aprile, La benedizione dell'ufficiale divino. Con il primo volume, appunto. Il secondo dovrebbe uscire il 22 ottobre. Non c'è il terzo volume. Mistero della fede. Il quarto il 26 novembre, come il quinto. Quindi secondo me o il 26 novembre è la data in cui pensano di aver finito di pubblicarli, oppure non lo so. C'è anche The Scum Villain Self Saving System. Il primo volume non si sa, ma il secondo e il terzo dovrebbero uscire il 19 e il 26 novembre. Ed eccoci qua con la solita parentesi di caos, che a quanto pare nei miei video non può mai mancare. Vediamo, io ho trovato appunto, questo è quello che ho trovato, credo che siamo tutti confusi, ma proprio tutti tutti tutti. Torniamo forse a una parvenza di normalità, perché il 12 marzo dovrebbe uscire Little Thieves. Si tratta del primo di una trilogia incompleta anche in lingua originale, in realtà, che ho sentito dire da molti che è un ottimo punto per iniziare a leggere fantasy. Si tratta di uno young adult. La trama non sembra neanche malaccio, quindi forse potrei dargli una possibilità, perché no. Sempre il 12 marzo dovrebbe uscire La congregazione reale di Sua Maestà di Juno Dawson, in inglese è Her Majesty's Royal Coven, anche questo preso in inglese qualche mese fa, quindi pace. Quindi vabbè, io lo leggerò in lingua originale, però era un botto che l'avevano annunciato e sembrava fosse stato dimenticato, come Il drago di Raven Boys, invece no, a quanto pare questo è spuntato. Il 19 marzo invece uscirà The Hurricane Wars di Thea Guanzon, che da quello che ho capito è un altro romantasy ispirato a Reylo. Cioè un'altra fanfiction su Reylo, quindi Star Wars, diciamo, sulla falsa riga, cioè la stessa coppia più o meno di The Love Hypothesis, da cui io mi terrò ben lontana. Però se siete fan appunto di questa coppia, magari vi potrebbe interessare, anche se ho sentito recensioni abbastanza negative. 22 marzo torniamo a parlare di Tasha Suri con La spada d'Oleandro, il seguito del Trono di Gelsomino, che devo ancora leggere, ma che voglio leggere, sono molto curiosa. Però mi piace che stiamo andando a passo spedito con i libri di Tasha Suri, a questo punto saremmo in pari con la pubblicazione in lingua originale. 26 marzo per i fan di Clune dovrebbe uscire The Extraordinaires, che credo parli di supereroi queer, insomma, diciamo è T.J. Clune. Mentre passando al 2 aprile c'è L'assassino di corte di Robin Hobb, che se non erro è il secondo volume della trilogia di lunga vista, e a giudicare da tutta una serie di informazioni, ipotizzo, perché non si capisce nulla, non c'è una sinossi, non c'è niente, potrebbe essere la versione illustrata, cioè continuano la pubblicazione dei libri di questa saga in versione illustrata. Un'altra uscita del 2 aprile è Assistente Cercasi, di Anna Nicole Merer, credo si pronunci così. In inglese è Assistant to the Villain ed è un libro nato da degli sketch di TikTok in cui questa ragazza, insomma penso l'autrice, faceva finta di essere l'assistente del cattivo. La pubblicazione in lingua originale è stata fatta dalla stessa casa editrice di Fourth Wing, che non mi fa ben sperare, anche qui io me ne terrò, ma non lontana, di più. E poi, diciamo, non mi piace molto la filosofia della casa editrice madre, cui basta che si venda. Cioè, non mi sembra che sia una casa editrice che si preoccupi di mettere sul mercato dei libri
non dico belli, ma neanche curati, cioè nel senso so che è pieno di errori, c'è poco editing da tutto quello che ho potuto sentire. Quindi, francamente, non mi vorrei sottoporre a questa tortura. Parliamo invece di cose belle, sempre il 2 aprile. Esce Tress of the Emerald Sea di Brandon Sanderson, il primo dei quattro progetti segreti per cui mi sembra nel 2022 abbia fatto un Kickstarter. Credo che abbiano partecipato i suoi fan e lui nell'arco del 2023 ha pubblicato quattro libri. Pazzo col botto. Il primo è appunto Tress of the Emerald Sea, che dovrebbe arrivare in italiano. Di questi io sono interessata a Tress, a You, Me and the Nightmare Painter, che è il terzo. Per ora c'è notizia solo di Tress, quindi adesso vedremo. Arriveranno probabilmente tutti piano piano. Il 9 aprile esce Titolo da definire, questa cosa mi fa molto ridere, però l'autrice è Emily Tiede, non lo so. Autrice di Una virtù crudele, quindi uscirà il seguito. E devo ammettere che io l'ho inserito con grande entusiasmo in questa lista, pensando che fosse il seguito di L'enciclopedia delle fate di Emily Wilde. E continuo a confondere l'autrice fittizia con quella vera. Sempre il 9 aprile esce The Faithless di C.L. Clarke, seguito di The Unbroken. Io vi dico solo che The Unbroken erano i miei libri peggiori del 2023, quindi sicuramente non mi andrò a leggere il seguito. Certo, tradurre il seguito di The Unbroken, ma non quello di The City We Became. Mannaggia voi. Il 9 aprile dovrebbe uscire anche La Torre di Babele di Josiah Bancroft, che credo sia il drago della, appunto, che comprende tutta la saga dell'ascesa di Senlin, pubblicato ormai quasi 4 anni fa, penso, saga mai continuata, appunto. E per dare il contentino a quelli che reclamavano a gran voce i seguiti, faranno appunto una pubblicazione in volume unico con tutti i volumi della saga. Doveva uscire a gennaio, ma a quanto pare, appunto, poi sono 4 volumi, lo capisco anche, è stato rimandato ad aprile. Il 9 aprile dovrebbe uscire House of Dreams di Roshani Chokshi, autrice dei Lupi Dorati, ma il 9 aprile dovrebbe uscire House of Dreams, che in inglese è Tales of the Flower Bride. Non lo so, veramente non mi spiego il perché della scelta di tradurre il titolo con un altro titolo, ma sempre in inglese. Una scelta un po' particolare, poi mi fa solo sorridere, non è che è sbagliato, poi perché io non so neanche cosa c'è all'interno del libro, però mi fa sempre sorridere quando si opta per questa strada. Il 16 aprile invece sono molto molto contenta che... no! Pazzesco, ecco, l'hanno anticipato al 2 aprile, sono quindi molto contenta che esca in italiano The Inheritance of Orchidea Divina di Zoraida Cordova, che è un libro che avevo già puntato in inglese, ma che avevano levato da Storytel, e quindi ho detto vabbè, quando capiterà. Quindi mi ero messa l'anima in pace che non l'avrei mai recuperato, invece a quanto pare esce in italiano, io sono molto contenta e probabilmente me lo prenderò proprio in italiano. Mi ricorda un po' La Casa degli Spiriti, proprio a grandi linee, più realismo magico forse che fantasy, e quindi io prontissima. Questa forse è l'uscita che meno mi aspettavo di trovare, ma che più mi fa piacere vedere. Il 16 aprile invece uscirà Loath to Love You di Hayley Hazelwood, che è la raccolta di novelle su appunto sempre queste ragazze che lavorano nello STEM. Sono 3 racconti che sono già disponibili individualmente, però solo in ebook, quindi dovrebbe uscire la raccolta appunto in copia fisica. 19 aprile abbiamo Alexandra Cristo con L'ultima degli immortali, che in inglese è The Night Hunt. Ho fatto una fatica a trovare a cosa corrispondesse questo libro. Io di Alexandra Cristo non ho letto niente e per ora credo che rimarrà così. Mentre invece il 19 aprile dovrebbe uscire The Will of the Many, La volontà dei molti, di James Islington, credo sia il cognome, si pronunci così. Io ho letto il primo capitolo e non riesco a togliermi dalla testa la definizione di dude bro fantasy, che è vero, è un po' un dude bro fantasy, almeno dal primo pezzettino che appunto ho letto il primo capitolo. Ciò non vuol dire che non sia un libro valido, comunque il primo capitolo mi sembra un buon appiglio per il resto della storia, però per me adesso sarà per sempre un dude bro fantasy. Ovviamente se ho letto il primo capitolo volevo dargli una possibilità, lo leggerò nelle prossime settimane, però bravi, bravi che lo stanno traducendo subito, perché comunque all'estero ne hanno parlato solo in maniera positiva, e quindi chiaramente ti prende tutta una grossa fetta di pubblico che magari per non aspettare se lo sarebbe letto in inglese, invece 19 aprile proprio velocemente arriva anche in italiano. 23 aprile per Empire of the Damned di J. Christoph, o Christoph come si dovrebbe dire, non riesco a
mettermelo in testa, che verrà pubblicato invece in inglese sempre quest'anno, ma il 29 febbraio. E che dire, io ho letto il primo e ho più perplessità che cose positive da dire. Lo leggerò ovviamente, però insomma per tutti coloro che lo stanno aspettando, che comunque so che è un autore molto amato, arriva anche in italiano, neanche con troppo scarto. 30 aprile, Highly Suspicious and Unfairly Cute di Talia Ibert. Questo è un romance, invece io di romance parlo solo di due autrici che sono Talia Ibert e Emily Henry. Talia Ibert, no non è vero, dai, anche un po' di Hayley Hazelwood che mi ha lasciato così traumatizzata che la devo includere in queste cose. Questo è invece un young adult. Quindi è un target diverso rispetto alla trilogia delle sorelle Brown, che invece è per adulti. Sempre il 30 aprile invece dovrebbe uscire Foxglove di Adeline Grace, seguito di Bella Donna che è uscito settimana scorsa, il 22 gennaio. Sono contenta di vedere già il seguito, vuol dire che comunque a questo punto credo dovrebbe uscire anche il terzo Wisteria, senza farsi aspettare troppo, anche perché Wisteria dovrebbe uscire ad agosto e quindi scandendoli più o meno così, potrebbe esserci addirittura un'uscita in contemporanea o comunque a poche settimane di distanza. Chiudiamo il 30 aprile con The Beautiful Ones di Silvia Moreno Garcia, appunto torna questa autrice, di questo non so nulla, neanche di Velvet is the Night però. 7 maggio dovrebbe arrivare The Silver Serpents, il seguito dei lupi dorati, sarà i serpenti d'argento. Si è fatto aspettare come seguito, perché credo che il primo sia uscito nel 2022, però tutti i fan possono tirare un sospiro di sollievo. 14 maggio invece i fan di Holly di Blake potranno finire la trilogia di The Atlas Six, perché dovrebbe uscire The Atlas Complex, che io ho letto, pensavo peggio. Ne parleremo meglio nel wrap-up di gennaio, ovviamente, perché è uscito appunto adesso in inglese. Sempre 14 maggio si va avanti con la saga di Green Creek di T.J. Klune, perché dovrebbe uscire Ravensong, il secondo volume. Ecco, tra questo e The Extraordinaires, forse, se mai dovessi leggere altro di Klune, mi concentrerei su questo. Il 21 maggio invece dovrebbe essere la data di uscita di Yellow Face in italiano di Rebecca Kwang, uno dei libri migliori che ho letto nel 2023, ma non avevamo dubbi, si parla di Rebecca Kwang e quindi io sono fangirl al 100%. Sempre il 21 maggio dovrebbe essere una data felice per i fan di Juliette Marillier, infatti dovrebbe arrivare Heir to Seven Waters, quindi piano piano penso che tradurranno tutto quello che ha pubblicato questa autrice, che è una cifra di roba, quindi in bocca al lupo. Il 4 giugno dovrebbe uscire The Warm Hands of Ghosts di Catherine Arden, l'autrice dell'Orso Lusignolo. Questo esce a marzo in inglese, non mi ricordo il giorno preciso, ma è proprio una novità assoluta. Ed è un romanzo autoconclusivo, sempre se non ho capito male, ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. Devo dire che nonostante la saga dell'Orso Lusignolo mi sia piaciuta, ma non da strapparmi le vesti, questo non sembra male, quindi potrei effettivamente leggermelo. 11 giugno dovrebbe uscire The Familiar di Leigh Bardugo, che uscirà ad aprile in inglese invece. Non vedo l'ora, è uno dei libri che aspetto di più quest'anno ed è un fantasy ambientato nella Spagna del 600. Già così mi hai conquistato. 18 giugno invece per He Who Drowned the World di Shelley Parker Chan, seguito di Lei che divenne il sole, seguito che mi ha lasciato abbastanza perplessa. Secondo me c'è stata una... l'ho letto nel momento sbagliato, sono abbastanza convinta di questa cosa, quindi in futuro vorrò dargli una seconda possibilità, però diciamo come impressione di questa prima lettura non del tutto positiva. Però se vi è piaciuto e volevate andare avanti con la saga, ci siamo. 16 luglio per The Final Strife di Sarah El Arifi, anche questo saga che io ho in inglese e che vorrei leggere nel corso dell'anno. Quindi sono contenta di poterne parlare con serenità, perché comunque in qualche modo arriverà in italiano. Come un'uscita che, devo dire, mi fa molto piacere vedere, ed è Il Paese Senza Luna di Simon Jimenez, non lo so perché lui è filippino, che direte, vabbè ma che è Il Paese Senza Luna? Avete ragione. È la traduzione di The Spears Cut Through Water, di cui io ho preordinato la copia in flessibile in inglese. Quindi sì, anche questa è una lettura che vorrei fare. Non ho sentito un parere negativo neanche per sbaglio,
Quindi, se eravate un po' sul chi va là per quanto riguarda la lingua, basta avere un pochino di pazienza. L'ultima notizia, che penso anche in questo caso stavo aspettando forse solo io e altre tre persone, è la pubblicazione del terzo volume della Leggenda del Cacciatore di Aquile, perché io dopo l'uscita del secondo mi ero un attimo preoccupata perché non c'erano notizie appunto della continuazione, mentre invece il 24 settembre dovrebbe uscire il terzo e penultimo volume, quindi forse riusciamo ad arrivare alla fine, perché a me non piace iniziare una saga sapendo che non la potrò concludere, perché mentre in altre occasioni uno, ok, inglese, tendenzialmente appunto viene pubblicato molto fantasy anglofono, qui l'originale è in cinese, non spiccico una parola di cinese e quindi ero un pochino triste. E invece, piano piano, io e queste quattro persone che lo stiamo aspettando potremo vedere tutti i volumi pubblicati in italiano. Le ultime tre uscite invece le ho trovate, ma sono senza data, probabilmente usciranno nel corso del 2024, al momento non le riesco a piazzare, per questo le ho tenute per la fine del video. La prima è A Study in Drowning, la storia sommersa di Ava Reed, come ho già detto a me è un sottotitolo che piace molto, soprattutto avendo letto il libro è un sottotitolo che ci sta, anche il libro secondo me ci sta, e voci di corridoio dicono che dovrebbe uscire a marzo, se non erro il 13. Ora, non è certo perché qua sul sito del Castoro non ho trovato nulla, né sul loro account Instagram, e appunto qua la data me la dà ancora, 1° gennaio 2030, però tendenzialmente è all'orizzonte. Sempre per il 1° gennaio 2030, che non sarà mai così, abbiamo People We Meet on Vacation, Un amore in vacanza di Emily Henry, questo è un romance, che anche questo ho letto, e tra tutti quelli di Emily Henry secondo me è il più debole, non che sia proprio un abominio, però si poteva fare meglio. E appunto, senza una data di pubblicazione, abbiamo Ospitate Promesse, Ruthless Vows di Rebecca Ross, il seguito di Divini Rivali, che io anche qui ho letto a gennaio, ne parleremo meglio nel wrap up, però a me è piaciuto. Volevo parlare proprio al volo, velocissimamente, di alcune uscite in inglese, che mi sembravano comunque relativamente interessanti. La prima è l'uscita di A Tempest of Tea, della stessa autrice di We Hunt the Flame, Catturiamo la fiamma, che è praticamente Sei di corvi in un altro font. Vi giuro, se leggete la trama è praticamente la stessa cosa. Sì, ti passo il compito ma cambia qualcosa, è esattamente quello il vibe, veramente mi fa troppo ridere. Solo per, veramente per curiosità scientifica, questo lo vorrei leggere. Il 19 marzo, e credo che la sto aspettando solo io, dovrebbe uscire Floating Hotel di Grace Curtis, che è praticamente, da come lo descrivono, A Long Way to a Small Angry Planet mixato con Grand Budapest Hotel, che è un film che a me piace da morire, e vi giuro questa combo, cioè The Grand Budapest Hotel nello spazio, sono tua, veramente sono tua. Purtroppo in italiano non so se verrà mai pubblicato, questa comunque è un'autrice relativamente nuova. Facciamo un salto direttamente a dopo l'estate, perché il 17 settembre dovrebbe uscire in inglese Bringer of Dust, con questa copertina meravigliosa, seguito di Oscuri Talenti, che io non ho letto, ma che in realtà mi farebbe anche piacere recuperare prima dell'uscita del secondo. Purtroppo per l'uscita in italiano non si sa ancora nulla, però è andato molto bene come libro, quindi non credo che si farà aspettare troppo. Sembra quasi che Emel Rio mi abbia sentito, perché io mi ero lamentata che Fewer Villains mi era piaciuta solo la scrittura praticamente, e che non c'era nient'altro da leggere se non appunto quel libro. Il 24 settembre dovrebbe uscire una novella chiamata Graveyard Shift. Non so di cosa parla, ci sono veramente pochissime notizie in giro, non c'è ancora una sinossi, però potrebbe essere comunque interessante, posto che appunto mi era piaciuta la scrittura di questa autrice. Torno a parlare di Tasha Suri con l'ultimo volume del Trono di Gelsomino, che verrà pubblicato in inglese, sembrerebbe il 14 novembre, alcuni siti dicono il 12, altri dicono il 4. Comunque a novembre dovrebbe uscire l'ultimo volume di questa trilogia, chiamato The Lotus Empire. Da poco è uscita la copertina, che a me piace moltissimo, e anche qui in italiano non ci sono ancora notizie, ma posto che hanno tradotto praticamente tutto quello che ha scritto questa autrice, arriverà anche questo a stretto giro. Per i fan invece della Folgoluce, il 6 dicembre uscirà l'ultimo volume, che si chiamerà Wind and Truth. Doveva chiamarsi Knights of Wind and Truth, credo abbiano cambiato il titolo. E questo dovrebbe essere il volume conclusivo del primo arco narrativo della Folgoluce. Sarà un mattone, ho visto che sono presente 1300 pagine, una roba fuori di testa. No, 1232. Ultime due cose di cui vorrei parlare è il seguito di Shanghai Immortal, che io non ho ancora letto, però il seguito si chiamerà Paris Celestial e dovrebbe uscire il 23 gennaio del 2025, quindi stiamo parlando proprio tra un anno. C'è Parigi nel titolo,
lo leggerò. Anche se la lettura di Shanghai Immortal non dovesse andare proprio a buon fine, fidati, stai tranquillo che Paris Celestial me lo leggo. C'è Parigi nel titolo, c'è proprio stupida come un tacchino. Andiamo avanti. L'ultima notizia che abbiamo avuto è per quanto riguarda il terzo volume di Legendborn. C'è una buona e una cattiva notizia. La buona notizia è che abbiamo un titolo che sarà Oathbound. Diciamo che forse sono due le buone notizie. Si tratterà di una tetralogia, quindi si passerà da 3 a 4 volumi. Ma la cattiva notizia è che uscirà nei primi mesi del 2025. Questo non mi invoglia a iniziare la lettura di questa saga, anche perché ho deciso di leggermela in italiano, quindi ci vorrà anche l'attesa della traduzione. E così, proprio per dare così una nota di colore, quando è uscita questa notizia, io l'ho vista di notte, perché una notte di sonno filato non me la faccio mai, manco per sbaglio. Sono andata a dormire e la mattina dopo ero abbastanza convinta di essermelo sognato. Invece no, è tutto vero. E quindi questo era tutto. Ci sono delle cose che stuzzicano non poco anche me. E fatemi sapere invece quali sono quelle che interessano a voi. Per questo video, temo lunghissimo, è tutto. Se vi è piaciuto ricordate di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nuovi contenuti. E noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovissimo video. Ciao!